Mi trovo a Cerasso e incontro il presidente della Codacons del Cilento, appunto, l'avvocato Bartolomeo Lanzara, il quale ci darà gli ultimi ragguagli riguardanti la legge Velia, la legge regionale che riguarda appunto il sito archeologico. Allora, noi del Codacons abbiamo affrontato il problema della legge regionale che del sito che riguardava un poco l'area del sito archeologico di Velia. Era una legge ad hoc. Questa legge prevedeva una dotazione economica di 9 milioni di euro. Nata nel 2005, doveva essere redatto un piano particolareggiato che doveva concludersi nel 2006. I due comuni coinvolti erano il comune di Ascea e il comune di Casalvelino. Nel momento in cui non c'era l'approvazione del piano particolareggiato da parte dei due comuni e le sovrintendenze, la regione doveva commissariare. Però devo dire oggi che dopo la nostra richiesta agli atti e conseguenziale diffida che abbiamo fatto alla regione, devo dire che l'assessore regionale Matera in questo momento, insieme ai sindaci, informando anche il Codacons, stanno cercando concretamente di risolvere il problema. Io sono, devo dire grazie all'assessore Matera che si sta interessando. Devo dire grazie anche all'onorevole Marzia Ferraioli che si è depositato alla Camera un'interrogazione parlamentare e si sta occupando anche lei della risoluzione del problema. Quindi io spero che nel giro di pochi mesi ci sarà una proposta concreta di risoluzione definitiva, perché il problema è che ci sono stati, questa legge prevedeva dei vincoli e i finanziamenti non ci sono più. Perché sono passati tanti anni e si sta cercando di recuperare anche dei finanziamenti, però sono rimasti vincoli che stanno creando seri problemi alla popolazione dei due comuni.